Tutto è partito da una proposta di legge. Ora il Parlamento ha approvato il decreto per rendere il Monteverdi Festival una manifestazione di rilevanza internazionale. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal sovrintendente della Fondazione Teatro Ponchielli, non solo per il riconoscimento del prestigio di quella che è una rassegna musicale importantissima per Cremona, ma anche perché con questa legge si assegneranno 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, utili per migliorare ancora di più la manifestazione. Un riconoscimento che arriva dal Parlamento italiano, che ha votato oggi in ultima seduta questa importante legge, la 238 del 2012, che assegna non soltanto un riconoscimento in termini morali, artistici, per tutto quello che è stato il percorso degli ultimi anche 3 anni di questo festival, ma assegna un contributo importante di 1 milione di euro per il triennio 24-25-26, che è la base di una eventuale strutturazione della legge per sempre, per garantire a questo festival la necessaria vita e vitalità che permette appunto la realizzazione di tutte le iniziative che prevediamo. Considerate che Monteverdi, cremonese, padre dell'opera lirica e quindi inventore del genere più importante al mondo culturale che noi esportiamo e che è anche quello che rende la lingua italiana famosa nel mondo, ovviamente è un onore, è una roba fantastica. Io sono quasi commosso alle lacrime quando ho saputo la notizia. Devo ringraziare i parlamentari che ci hanno lavorato, la senatrice Simona Malpezzi, il senatore Renato Ancorotti, tutta la Commissione Cultura del Senato e quella della Camera, e un ringraziamento particolare va anche all'amministrazione comunale di Cremona, al sindaco Gianluca Galimberti, all'assessore Luca Burgazzi, ma in generale a tutta la Giunta che ha sostenuto questo percorso insieme al teatro, che ha voluto fortemente percorrere insieme a noi questo iter e che ha ottenuto un grandissimo successo proprio per questa città.